Grandi emozioni nella serata di ieri 9 maggio nella cattedrale di San Cataldo a Taranto, dove la cerimonia della consegna dei Cataldus d'argento si è arricchita di suggestioni e novità importanti. Il parroco del Duomo, Don Emanuele Ferro, ha mostrato in anteprima al pubblico presente i lavori che hanno interessato la cattedrale nell'ambito del San Cataldo Inclusive and Digital Project, nell'ottica di una valorizzazione del patrimonio storico-artistico contenuto che punti ad un'offerta turistica di livello. La consegna del premio da parte del Comitato Festeggiamenti di San Cataldo e della Camera di Commercio ai cittadini di Taranto che si sono particolarmente distinti in alcuni ambiti è stata intervallata dalla suggestiva esecuzione di brani musicali, ma anche dalla proiezione sulla parete destra del Duomo del videomapping che racconta la storia della cattedrale. I Cataldus d'argento sono stati consegnati a Francesco Bizzarro per l'attività di dottore commercialista, alla Ionian Dolphin Conservation per la salvaguardia e la tutela ambientale, al dottor Valerio Cecinati per l'attività di oncologo pediatrico, a Giovanni Guarino e al CREST, cooperativa teatrale, per l'attività culturale e sociale e alla società Dante Alighieri, sezione di Taranto, per le attività culturali. Successivamente, autorità e cittadini presenti hanno potuto ammirare la riapertura della cripta di San Cataldo, ambiente di epoca bizantina, di cui è stato completamente rinnovato il sistema di areazione, illuminazione e climatizzazione per garantire condizioni di conservazione ottimali ai preziosi affreschi del 200 e 300, anch'essi oggetto di restauro. Sempre all'interno dell'ambiente ipogeo è stato realizzato l'auditorium della Colonna, con 25 posti a sedere, impianti audio e video, impreziosito dalla presenza di una colonna del 1071 e da un sarcofago del 1300, con ogni probabilità appartenente ad una fanciulla. Infine, risalendo negli ambienti sovrastanti, accanto al magnifico cappellone, è stata aperta al pubblico la stanza del tesoro. All'interno di questo ambiente, dai soffitti affrescati, custoditi in pregevoli armadi del 700, sono contenuti i preziosi arredi sacri del 600, nonché la famosa terza statua di San Cataldo, realizzata dopo il furto del 1983 dall'artista grottagliese Orazio del Monaco, con l'argento donato generosamente dai tarantini e poi sostituita nel 2003 dalla statua attuale a causa del suo peso eccessivo. Anche in questa stanza la storia si digitalizza attraverso schermi touchscreen che permettono di interagire e conoscere meglio la storia del Duomo. Una novità che ha particolarmente colpito Monsignor Filippo Santoro, che ha inaugurato con grande entusiasmo questi dispositivi. Questa commistione tra la storia millenaria, l'arte di questa cattedrale e questa tecnologia di ultima generazione, un risultato che ci ha lasciato veramente emozionati, quello di cui ha bisogno Taranto per compiere quel salto che permette di rivolgersi a un turismo veramente di qualità. Noi speriamo che sia una Taranto raccontata nella maniera migliore, lo speriamo anche attraverso i suoi tesori, le sue bellezze che meritano, devo dire non ho niente da invidiare ad altre città. E soprattutto una città che piano piano si riscopre nell'accoglienza anche turistica, la cattedrale non poteva essere da meno, speriamo di fare molto di più. Chi dobbiamo ringraziare per questo progetto? Beh, questo è un bando della regione Treviso, non è ancora stato ultimato, quindi un'inaugurazione ufficiale ancora non c'è perché mancano tante parti, manca la terrazza panoramica, manca un luogo di accoglienza turistica, manca il completamento della cattedrale architettonica della cattedrale. Però volevamo per la festa dare un'anteprima e poi ci sono tanti, c'è una cordata di imprese che ha vinto il bando con capofila l'azienda Unicasa, l'impresa Unicasa e con lo studio Start di Taranto. È un lavoro che ormai è durato 2 anni e mezzo e che ha avuto una progettazione lunga e importante e che ancora non è terminato. Allora, una giornata molto importante, continua questo triduo dedicato a San Cataldo in questa edizione 2023, anche con degli interventi, come vedremo successivamente, con la riapertura della cripta dedicati alla fruizione di questi ambienti storici della cattedrale in vista anche di un turismo che deve costituire lo zoccolo duro su cui costruire l'economia di questa città. Ieri nella celebrazione solenne con la presenza del sindaco dicevo che è necessario proprio rilanciare la rinascita della città a partire dalla città vecchia, dal nuovo volto della città.